Oggi faremo uno scherzo a Giorgio, ma lui è ignaro di tutto. Tranquillo, si mette il caffè. Mi dispiace, Giorgio. Ciao ragazzi, benvenuti nello scherzo del secolo. Siamo finalmente arrivati in questo video che molti di voi stavano aspettando. Come avete visto nei giorni precedenti su Instagram, abbiamo fatto uno scherzo a Giorgio. Ci siamo presi la nostra rivincita finalmente. E c'è un caldo porco sotto questa giacca, ragazzi, me la apro che è meglio. Praticamente circa un mesetto fa mi scrive Federica su Instagram dicendomi: Giampi, tra circa un mese devo fare dei video per il mio profilo Instagram con un ragazzo, con un attore che scenderà da Milano appositamente per registrare questi video. Che ne diresti di fare uno scherzo a Giorgio dove proviamo a farlo ingelosire e facciamo finta che questo ragazzo mi sta corteggiando? Ovviamente non potevo esimermi dal non accettare, quindi vi ho detto: Federica, ma è ovvio che lo dobbiamo fare, ma è ovvio che lo dobbiamo fare. Quindi abbiamo deciso di farlo e finalmente eccoci qua col video che abbiamo pensato un mese fa, ragazzi. Incredibile. Organizzare questo scherzo non è stato per nulla semplice, anzi tutt'altro, perché è durato circa 8 ore dalla mattina alla sera e ovviamente dovevamo fare in modo che Giorgio non si accorgesse di nulla. Quindi abbiamo pianificato il tutto nei minimi dettagli. Innanzitutto, il giorno delle riprese di Federica avevamo stabilito che doveva esserci una cam tra virgolette backstage. O meglio, per Giorgio era backstage, mentre per tutti i ragazzi della troupe e per noi era una cam dedicata allo scherzo. Infatti questa videocamera, che vedrete adesso poi nelle riprese, era una cam che in teoria doveva fungere da backstage, ma in realtà era solo ed esclusivamente per lo scherzo. Quindi diciamo che già il grosso del lavoro lo avevamo tolto, perché avevamo una cam che ci registrava costantemente per le 8 ore dello scherzo. Un'altra parte fondamentale appunto per la buona riuscita e per il buon esito dello scherzo era quello di andare a piazzare delle telecamere nascoste negli uffici di Atom. Quindi grazie a Manfred, che è responsabile della produzione di Atom, siamo saliti negli studi appunto e abbiamo nascosto ben due GoPro, una all'ingresso per riprendere il nostro ingresso poi negli studi quando veniva attuato lo scherzo e un'altra nella stanza dove lo scherzo è effettivamente poi è successo. Ragazzi, abbiamo nascosto una GoPro Hero Session, quella quadrata minuscola, all'interno di un cartone intagliato e nascosto da un paio di occhiali. Questa è stata una genialata di Manfredi che ci ha permesso proprio di registrare il tutto in modo perfetto senza che Giorgio si accorgesse di un cazzo. Pensate che la camera nascosta sia qui? Sia qui o sia qui, avete sbagliato. Non è neanche sotto e neanche sopra, ma è dietro gli occhiali. Poi ho dato a Marco, che Marco è l'attore nei video di Federica, nonché tra virgolette l'amante, ho dato a Marco il microfono, questo qui a clip che ho messo anch'io, e gli ho detto: mettitelo all'interno della maglietta in modo che non si vede e registra tutto, così abbiamo anche un audio pulito poi di tutto lo scherzo. Ragazzi, una cosa pazzesca, è riuscito tutto. Sono super felice finalmente di mostrarvi questo scherzo. E niente, direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo con le immagini. Lui è Marco, su Instagram I am Bravo, fa il producer, vive a Milano ed è il ragazzo che dovrà far ingelosire il nostro caro Murri. Quindi arriviamo al giorno delle riprese, la mattina circa alle 10:30 io sono arrivato e la situazione diciamo che era abbastanza tranquilla. No, allora, se uno lo metto così, ok, e il terzo penso così, schiena. È arrivato anche Giampi. Momenti di tenerezza. Io voglio questi momenti di tenerezza, solo capiamo. Meglio di niente. Siamo partiti da qua, no? Sì, è d'accordo a quel movimento. E quindi fare il movimento di Marco, che ripeto era l'attore che era sceso da Milano per i video di Federica, aveva il compito durante tutta la giornata di fare sempre apprezzamenti carini verso Federica. Quindi doveva dirgli sempre: sei carina, ah così viene bene, ah questo vestito ti sta bene e così via. Comunque doveva appunto corteggiarla per far sì che Giorgio si ingelosisse in qualche modo. Ora è molto tranquillo Giorgio, dobbiamo fare qualcosa per farlo insospettire. Fare presto, vediamo, vediamo. La cosa assurda è che giusto giusto nel primo video che abbiamo registrato di Federica c'era una scena piuttosto spinta. Quindi
Marco è stato istruito per far sì che questa scena venisse bene, in primis per il video e per la buona riuscita del video di Federica, che era la cosa più importante. Ma poi la scena è venuta ancora meglio perché si era immedesimato proprio nel personaggio e quindi Giorgio, diciamo che era piuttosto infastidito da questa scena che adesso vedrete. Oppure le prende la mano e se la mette così, tipo... Uno spogliarellista. Quello può farlo lei, ma che Federica, dopo questo video sono giustificato per tutta la vita. Invito il mondo. Prossimo video Valentina Nappi. Sì, diciamo che la situazione era piuttosto imbarazzante. In tutto questo, ragazzi, io durante l'arco della giornata ero sempre attaccato a Murri e, tra virgolette, infilzavo il coltello nella piaga, perché continuavo a dire: oh, ma sto Marco deve stare così appiccicato a Federico, ma sto Marco per forza deve fare ste cose. Quindi diciamo che, tra virgolette, lo provocavo per creare una situazione di odio fra Giorgio e questo Marco. Quindi, ragazzi, abbiamo finito di registrare il primo video e già si era fatta sostanzialmente ora di pranzo. Quindi andiamo a pranzare negli uffici di Atom, dove erano nascoste le telecamere, per fortuna. Cioè, erano nascoste così bene che Giorgio manco le ha viste quando siamo andati a pranzo, per farvi capire. Quindi siamo andati a pranzo e vedevamo che la situazione era ancora piuttosto tranquilla, cioè Giorgio non si ingelosiva per niente. Quindi io e Federica diciamo a Marco di rincarare la dose di complimenti nei suoi confronti. Quindi abbiamo preso Marco e abbiamo detto: ora tu devi essere più bastardo. E così è stato. Allora dai, provo questo e quello e banco. Quelli no, porco, ti provo! Fanno sono schifo! Ma proviamo! Ma fanno come fare? Ma fanno un procuite! Io ti sto pensando fuori! Spacca la musica, tipo sì, è bestia di merda! Quindi non li prova? Meglio do io. Lei è... Non lo so, non mi ricordo. Beh, ottimo. Gli dai chiaga? No, si metti tu. Le idee però chiaga. Così non sa troppo di gabbina. Gabbina. Andiamo. In questo secondo video di Federica, perché Federica per il suo Instagram ha registrato 3 video che poi vedrete in futuro, Federica doveva cambiarsi degli abiti in un camerino di un negozio di abbigliamento sostanzialmente. Quindi ogni volta che Federica usciva dal camerino con un nuovo abito indossato, con un nuovo capo d'abbigliamento addosso, Marco faceva ogni volta degli apprezzamenti su Federica. Ma quindi non lo provi quello? Scusa, ti può stare bene, secondo me lo potresti provare. Lo fai direttamente... No? Ma è troppo lungo, non ti vedrà mai, Crisia. Che dici? Va lungo. Ah, secondo me lo posso cantare. In questo coso, quando passi all'immaginazione, si è vestita come così. Non sembra cambiare male, sembra un negozio. Almeno vediamo qualcosa, no, Giorgio? Grazie, mio Marco. Però... Wow. È bella sta maglia, però. Sta bene. Ok, allora facciamo l'ultima. Anche questo è bello. Ma l'ha accattato Giorgio, gli arrivi. Raga, perché sono male, scusate. Ne facciamo. Ma la cosa assurda è che Giorgio, nonostante gli apprezzamenti di Marco, non rispondeva. Cioè proprio lo ignorava, perché lo stava proprio odiando. Cioè secondo me se parlava o bestemmiava o lo fotteva a legnate. Le cose erano due. Quindi ragazzi, finito il secondo video di Federica, inizia e iniziamo ad attuare il nostro piano malefico. Giorgio ormai diciamo che era arrivato a un punto di non ritorno, cioè non ne poteva più e ormai aveva la puzza sotto il naso e aveva capito che qualcosa effettivamente non stava andando bene. Infatti nei piani dello scherzo c'era che Federica e Marika si allontanavano dal set di registrazione dell'ultimo video per salire negli uffici di Atom, dove c'erano le telecamere nascoste, con la scusa di rifarsi il trucco che Marika trucca, e quindi doveva truccare Federica per appunto poi registrare il terzo ed ultimo video. Il mio compito era quello, durante questo lasso di tempo che Marika e Federica erano sopra, era quello di prendere Giorgio e portarmelo quanto più lontano possibile, tipo al bar. Infatti poi siamo andate al bar per prendere un caffè, in modo che Marco riuscisse a salire senza che Giorgio si accorgesse di nulla. Infatti io continuavo a dire a Giorgio: dai, andiamo al bar, andiamoci a prendere il caffè, andiamoci a prendere il caffè, andiamoci a prendere sto cazzo all'ora di caffè. Lui mi continuava a dire no, perché effettivamente l'avevamo preso un'ora prima. Ancora è preso, sono le 4. Ma dai, 4.
dimmelo di chi sei, è vero? Arrivo ad un certo punto, si decide, Giorgio viene al bar con me, incredibile, e Marco riesce a salire negli uffici di Atom e accende le due telecamere nascoste e si piazza il microfono nel petto. Porca di quella puttana troia. Che cazzo mi fanno fare, va? Marco, non fare niente di esagerato. Quindi io e Giorgio andiamo al bar, ci prendiamo il caffè. Pausa. No, io sempre ace. E chi è che lo vuole mettere? Lui ace, io un caffè ho detto. Non appena eravamo di ritorno dal bar e ci stiamo avvicinando di nuovo, diciamo, nel portone del palazzo dove ci sono gli uffici di Atom, Marika scende, ritorna però da sola e la prima domanda di Giorgio è stata: ma dov'è Federica? Ovviamente Marika ha risposto che Federica era rimasta sopra da sola con Marco, che stavano parlando di una cosa. Ovviamente Giorgio, dopo tutta la giornata che vede che questo Marco è attaccato a Federica in modo morboso, prende e si lancia subito negli uffici e quindi inizia a suonare il campanello, sente che non risponde nessuno. Ma dov'è? Federica? Mi sta in tutto, sa che io non sono caratteri. Vado a fisciare. Prendo. Dovete riscendere. Sì, facciamo. No, stiamo scendendo. Non lo fai con quelle cose. Dovete le chiavi. Abbiamo la pesce. Abbiamo la pesce. Oh, spento sì. Quando arrivano quelli? Giorgio. Ehi. Io ti volevo dire una cosa. Forse è il caso che... Sì, meglio che chiudo. Caso che ti siedi, dico, parliamo da persone tranquille, civili. Cioè, comunque ho notato che tu tutto il giorno che un po' mi guardi male. Il discorso è un po' particolare. Io comunque ho visto che tra di voi c'è un po' di crisi, non andate più bene. Visto che la coppia è un po'... O no? No. Quello che comunque anche lei mi ha fatto capire, cioè comunque da parte sua c'è attrazione, cioè io non so come dirtelo effettivamente, però è palese. Ma che cazzo dici? Cazzo dico, la verità, cioè... Io non ho voluto fare, cioè, mi sono un po' tenuto distante, però anche dalle riprese si vedeva che comunque... Ci sono telecamere? Cioè tu stai vivendo su YouTube 24 ore su 24? Sei un po'... Ma è una situazione seria, cioè è una situazione seria... Ma scusami, cioè ti sembro un buffone, uno stupido. Cioè, anche tu, prima mi fai capire le cose, poi arriva Giorgio e... Ma tu che cosa hai capito? Perché secondo me tu non capisci un cazzo. No, io no. Intanto, cioè, rilassati, perché se mi alzo pure io, mi tolgo la maglia come se mi sto scaldando. Io mi sto scaldando. Rilassati. Tu sei stato chiamato per fare un video. E qual è il problema? Che cazzo, che cos'è che ti immagini? Ma io sono venuto, no, io sono venuto per lei, poi alla fine, perché lei mi ha voluto e sono venuto, ma... Ma tu sei stato chiamato perché dovevi fare la parte, punto. Ma il problema non sono io, il problema siete voi, ma principalmente. Dici, ma questo magari non lo sai tu. Ma che cazzo dici? Ma chi questo, ti ha detto a te questo magari non lo sai tu, ma lo so io. Ma che sai? Che sei arrivato ora? Che cazzo ne sai? Vabbè. Io comincio a apparire pure io. Ma che ne sai, scusami, che tu sei stato chiamato per fare un video? L'ho capito che sono stato chiamato per fare un video. E quindi chi ci entra? Però se ti sto dicendo che c'è un problema... Ma il problema... È che tu non sai... Ma qual è il problema? Scusami, ma se tu mi trovi qua in questa stanza con lei, ad esempio, da soli...
e lei non sta parlando, secondo te non c'è un problema? Ma che problema c'è? Dimmelo tu che problema c'è. Ma io non ho parole. Cioè non ho parole perché fondamentalmente siamo qua, parliamo di una cosa, arriva lui, sei stato chiamato per un video, una cosa, tu secondo me vivi su YouTube e sei rimasto lì da tempo. La vita reale è un po' ti è sfuggita, secondo me. Poi quello che cazzo vuoi. Ti rendi conto di quello che ti succede attorno, probabilmente. Ma stiamo scherzando qui? O è una situazione seria? Beh, basta, cioè, che cazzo ti devo dire? Bah, non ti dico più nulla. Andiamo, che cazzo ti devo dire? Io quello che ti devo dire te l'ho detto. Poi te la vedi tu con lei e... capito un po'. Cioè, ti alzi, fai, te devo giù botto, ma... Andiamo. Cioè, rilassati però anche nei suoi confronti. Oh, rilassati anche nei suoi confronti. Rilassati anche nei suoi confronti. Intanto lavati mano. Ti ho detto rilassati nei suoi confronti. Intanto lavati mano. Perché sennò che fai? Qual è il problema? Lavati mani sopra. Qual è il problema? Andiamo. Qual è il problema? Che c'è? Scusa, vai. Andiamo. Qual è il problema? Oh, ma tu chi sta facendo così? Qual è il problema? Ti levare le mani sopra. Qual è il problema? Ti levare le mani addosso. Lo sai qual è il problema? Marco, che cosa è successo? Il problema lo sai qual è? Quale cosa è successo? Lo sai qual è il problema? Ti levare le mano. Che è uno scherzo! Ti giuro che era qua. Saluta. Saluta. Avevo il coraggio mia. Porca troia, che ansia tutto il giorno. Porca puttana. Porca troia. Oh, io subito ho detto, c'è telecamera. Però non è che l'hai trovata. Porca troia, non ho più salvazione. Tutto il giorno in battute, questo, quello. Io ci sto a pensare. Ma tutto il giorno pure era finalizzato a questo. E allora non hai capito un cazzo. Cioè, mi sono fatto odiare per tutta la giornata. Per fare sto cazzo. Tutto. Minchia, ti giuro, sono andato dalla prima e poi ho detto, oh, mi sta cagando la minchia. È tutta la giornata che gli fa battute. Porca troia. Marco, porco due, ci sono cascato. Ma secondo te, dai, stavo a riprenderti, mi faceva così tanto piacere. Lo sapete tutti. Ah, hai capito un cazzo. Tutti, ma che faccio, stacco qui? Sì, dove sta te? Ma cosa stacca? Ma pure un microfono. Ma sì, non fa, ma sì. Ti giuro tutta la giornata. Io all'inizio ho detto, vabbè, è inutile che non posso parlare della mia situazione. Poi ho detto, minchia, ma va sempre peggio. Cioè, io te stavo vedendo questa morte. Parliamo da una settimana per organizzare sta cazzata. Ma sta facendo cazzo. Porca, ti giuro, minchia, ma ci sono caschi. Picciolo, ci sono cascato malissimo. Perché era tutto il giorno che io vedevo lui. Ho detto, all'inizio ho detto, vabbè. Poi ho cominciato a fare battute sempre. Insomma, chi si fa sempre battute? Non fai quando mi vado a mangiare la mattina. Ti giuro, ma quando sono salito lì sopra i gioca si ammuccano. Bello. E sono salito proprio, ti ho detto, ma. Oh, mi sono fatto le scale di corsa per raggiungervi. Minchia, non faccio sono rimasto. Sono scioccato. Io Marco era preoccupatissimo. Minchia, sono rimasto troppo male. È una settimana che sto di merda. Una settimana? Ma vedi chi c'è in casa? Compagni, sono venuto a fare l'artefice. Veramente? Ma certo, non fai tutto. Ieri secondo te dove eravamo? Ieri che tu mi hai visto da Kuma. Che mica ma c***o lui, ma tu che ci fai da Kuma? Non ci sei mai voluto andare. Tutti i video ho scelto che sono Marco, non sono no, vabbè, voglio un cioè, è allucinante, cazzo. Allora, io all'inizio ho cercato la telecamera. Poi effettivamente non l'ho trovata perché bellissima sta posizione. Ho pensato che era nascosta, però qua. Ah, pezzo di merda, ecco perché non la vedevo. Grazie al cazzo. Aspetta, attenzione, abbiamo registrato sto coso. Se ti ammazzo se non la registrato. Ti vado ad aprire? Ma voi sapete tutte cose? Come è andata? No, niente, non mi fate immaginare. Scusami, per tutto il giorno, io... Mi chiamo palle piene pure io. Ho detto, porca troia, mi sta odiando a morte, sicuro. Ma come si vuol dire? Io non avevo più saliva, il cuore mi sta uscendo dal petto. Ma stava morendo, ti giuro che non stava un infarto. Perché poi quella manco si è... Cioè, quella è la prima che ride. Invece è la seria. Mi disse, porco mi ha messo la corna. Mamma mia. Stamattina quando siamo venuti a pranzo, io sono entrato prima e ho fatto così. Eppo,
Infatti disse, vabbè, saluto pure io perché devo pisciare. Hai cercato la telecamera e non c'era. Io la prima cosa è uno scherzo. No, poi non ho visto un cazzo, disse, vabbè, perché era tutto il giorno e quello faceva battute. Quindi ho detto, minchia. E tu hai detto, ma che non è andata a casa così, compa? Ma che cazzo, che tu riprendo tutta la sua vita? Ma siamo andati al bar e i dacchiano, visto? Giusto, ma perché tutti la fare di salvare? Perché ti volevo dirti ci prendiamo il caffè? Minchia, ti andati dove lontane, cazzo. Poi lei che ti ha detto se macchiano con chi da lei al punto cardi. Posso dire una cosa, i 5 minuti che aspettavamo voi qua? Minchia, stavo morendo. Volevo sparare in testa. Stavo morendo. E lui faceva, non so che dire. Che cosa gli invento? A un certo punto gli ho detto, di che c'è una crisi tra di noi. È l'unica cosa. Ma cominciò a dire c'è una crisi, ci sono, chi cazzo dice c'è una crisi? La sua squadra ha cercato la telecamera. Certo, lo immagino. Madonna ragazzi, voi non avete idea della goduria di questo scherzo. È riuscito alla perfezione, è stato un casino organizzarlo ed è stato soprattutto un casino riuscire a montarlo, a metterlo insieme. Io spero che abbiate capito qualcosa dello scherzo, perché è stato davvero molto molto articolato. Non c'erano tutte le clip, mancavano alcuni collegamenti nelle varie clip, perché non abbiamo registrato tutte 8 ore di fila, ma avevamo varie clip. Cioè ragazzi, voi di questo scherzo più di 200 clip e ho selezionato quelle più worth per lo scherzo sostanzialmente. Però è riuscito alla perfezione e finalmente mi sono preso la mia vendetta su Murri. Quindi ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto lo scherzo qua sotto con un commento e con un mi piace. Ragazzi, finalmente mi sono vendicato, quindi voglio almeno 50.000 like per questo scherzo, perché è stato veramente incredibile. Cioè penso sia lo scherzo più difficile da fare, difficile da organizzare, da sistemare, un bordello è stato sto scherzo. Però è riuscito, questo è l'importante, e sono super soddisfatto del mio, anzi del nostro operato, sia di Atom, sia di Federica, sia di tutti. Quindi caro Murri, la prossima volta che mi farei uno scherzo, ricordati questa frase: chi la fa l'aspetti,